Benedizione. Bella, bella. C'è molta gente. Non ci sono bambini, peccato. Meno male, no, no. Perché a lei non piace i bambini. Figa, ti ha spattata l'ora. I bambini sono la gioia, la vita, sono le... Anche quando si alzano di mattina alle 3, si svegliano, ci chiede di salire, vabbè. Come ti ridaci tutti i fettissi. I bambini sono... No, da noi non nascono. Come non nascono i bambini? Le donne non restano incinte? No, ma non incinte, perché anche tre volte all'anno. E tanto tempo. Come conigliere. E certo. I bambini però non nascono. No, perché noi abbiamo questo impiegato, un addetto. Un addetto. Comunque lui c'è un ufficio predisposto, lui è predisposto alle nascite. Quindi quando, per appena il bambino si vede il piedino che sta uscendo, prende il bambino, ci fa delle altre ricette pulire dal casino. Come bambino, no, sì, sì. Ma è l'ultima, scusa, non ride perché è crudele. Si fa delle canzoni, il violino, certo. Quindi i bambini non è nato. No, no, li adottiamo, diciamo bene che hanno cominciato a comprendere. Quindi risparmiamo con pannolini, sì, che scuole elementari. No, no, non si risparmia, manco una pizza dei bambini. Ho capito, però io so che lei, qui stasera, so che avete avuto però Scarfini, questo periodo avete avuto problemi con la Fogna. C'era nell'Unione, prima pagina, Scarfini o la Fogna. Non ho scritto l'Unione. Ci sono problemi nella Fogna, con la Fogna di Scarfiglio. Ma se è scoppiata sta Fogna, si usa merda. In senso figurato? No, in senso fisico, sta all'inizio del paese, sta avvolgendo tutto il paese, c'è la mosca correndo a pelle. Mosca, la mosca c'è. C'è questa mosca, va che fan andando al concerto di Michael Jackson, ah, in un funerale di Michael Jackson. La mosca c'è. Ma cosa hai chiamato? Perché ho chiamato un tecnico. Un esperto. Ho chiamato questo esperto. Che tecnico è? De merda. Che senso? Io sono capo di quello. Cosa hai detto il tecnico? No, ci ha detto che la Fogna è tappata. Ci vuole un tecnico per... C'è la certificazione. Ma è tappata, perché a qualche punto dove sfogava? In mare? Stasera. No, stavamo dicendo questa Fogna dove sfoga? No, sfogava da 30 anni a questa parte nella vigna del Giovan Grazio. Dentro la vigna? Dentro tutta la Fogna del paese? Tutta la Fogna del paese nella vigna del Giovan Grazio. Infatti quando il tecnico ci ha detto così si è scoperto perché Giovan Grazio era un vino da merda, non fede. Lo vedeva a fine settembre, a metà ottobre bisogna, era già messo spunto. A novembre bisognava buttarlo tra un faia, la fai scendere, pudesce, non fede. Però allora Scarfini, ho portato 5 litri se volete assaggiare dopo il quello che avete anche bevuto magari. Avete bevuto. C'era la bottiglia Chianti e vino della Chianti di Scarfini. Certo. Non vi siete lamentati per non dire niente a Tonico, vero? Certo. Perché pensavo fosse il tuo il vino. Però le zeppole le ha fatte questa signora di Scarfini. Sì, zia Lucina. Zia Lucina Cassadoppis. Cassadoppi, questa la chiamano tutto il paese quando sono toppi nelle case, lei è l'imbattetta del paese per acchiappare i toppi. Col veleno. Lei acchiappa col fisco, infatti lei ha una ricetta tipica di Scarfingio, mette un quarto di farina e 5 kg di fisco. A valanta. Sto parlando sì. Io non so da che altà. Safari che si sono organizzati e avete fatto il safari. Abbiamo fatto un safari, Scarfini. Beh, resi conto che la gente andava in Africa a sparare gli affari. Cioè, dove avete ricreato l'habitat? L'habitat nel campo sportivo abbiamo recintato blocchetti. No. E quindi la giocate a calcio, non si gioca più. No, ce l'hanno squalificato. Il campo, quanto vale? 30 anni. E cosa si gioca? Partita di terza categoria, Scarfingio, Villa Peruccio, stava perdendo Scarfingio 1-0, a fine primo tempo abbiamo cortesemente invitato l'arbitro al centro del campo ed è su piccato l'arbitro, sto scherzando, è quanto uomo, qualcuno l'abbiamo chiamato per vestire Scambasa che stava ancora vestendo, quindi avete messo le... sicuramente la
deve essere risentito. Alte 6 metri. 1,20 metri. Metri 20 perché quando ci hanno portato le scaffinucci dall'Africa, dalla galera, ce le hanno portate, le stavano portando le scaffinucci, sono fermate a Cesbri, sono riprodotte con i cavalli della città. Coccodrilli ne avevamo prima dell'inverno 110. Nel 110 coccodrilli. Sono rimaste 3. Gli altri sono morti per il freddo. Come non avete fatto niente per salvare? No, aspettiamo che muoiono. Che gli altri te preso borsetta, se ci vediamo. Borina ne avete? Borina ne abbiamo, molti, 239. Borina. Vedi, stanno dando soddisfazione, abbiamo 100 lì, giusto in cinta. Cinta. Sono 100 in cinta, vedi. E con chi si sta copiando? No, con ragazzini di paese. Ho fatto la... Non sapevo che mi buttare il cuoco. È da più parte di aereo. Quindi tu vuole andare qua, se vuole andare. Ma c'è anche la festa adesso. Abbiamo la festa di Santa Giusu Martire. Che patrono? Patrono Martire, morto nel 1600, Martire. Come è morto? Niente, di praticare è frutto Scraffingio, era un paese del periodo dove la messa, era un pestao. Quindi lui ha preso la crugna e si aggiunge dello Scraffingio, e poi ci sono una fendose, e anche tutta la pelle hanno proprio su terra. Abbiamo delle reliquie. La pelle? No, le unghie. Facciamo un bacio, se viene in paese gli faccio un bacio all'unghia grande. Potete invitare la Dixon se vogliono venire a suonare a Scraffingio. Dixon? Dixon è la band che c'era prima. Ah, tu fa? Merda di guys. No. 50 lire per iniziare per il mio personale. Vero? Allora vi facciamo iniziare, non facciamo mai smettere. Quanto prendete? 30.000. 3 milioni. Vabbè, comunque vi voglio invitare, sì. La settimana prossima facciamo la festa e... Che festa? Le ragazze che vogliono venire, le signore? Cioè. E allora, abbiamo la sagra di Subirico. E io posso andare? Ci abbiamo la sagra di Scorruso. Cos'è Scorruso? Non lo so. Spero di no. Anche io. Anche io. Però nel caso non fossi corrotto. Non può venire tranquillamente perché all'entrata del paese c'è un gazebo dove c'è la commissione preposta per sergenti corrotti. Lei entra 5 minuti davanti corrotto ed esce perché si fa la festa con tutti gli altri corrotti del paese. Va bene? Jennifer, sai cosa? Ma Jennifer? Salvini Gianni Vuoco. Salvini Gianni Vuoco, il suo che Gianni. Ma io no, ma sapete che ginocchio? Ma è qui? Non mi interessa. No, no. Mi fate il punto a Pesciare. No, no. Tutti gli anni. E gli piace? A me? Madonna. Quando c'è il punto sono tutti invasori. Altri invece sono contenti. Vabbè, noi ti ringraziamo, tornando per l'ospitalità. Alessandro Pini, eccolo. Bene, cosa ci fai? Ti accompagna Alessandro? No, meglio che... Guarda, qui c'è un piano.